È un giorno magnifico per fare un picnic, non trovi, tesoro? Sì, credo di sì. Per fortuna sei uscito da quella camera oscura. Vieni qui, Spaz. Beh, sai, Adrian, ho molto da fare, non ho ancora finito. Don, il lavoro può aspettare. Devi riposarti un po'. Sei troppo stressato. Ho delle scadenze da rispettare, lo capisci? Vedi, io non ricevo lo stesso trattamento da leccaculo che ti garantisce il tuo editore. Don! Come puoi dire una cosa simile? Certo, capisco le tue scadenze. Tesoro, che cosa succede? Niente. È solo un po' di mal di testa. Ma... mi sdraio un attimo. Forse avevi ragione. Forse ho bisogno di riposo. Che cosa è stato? Per favore, non se ne vada! Non le farò del male! Chi sei? Sono Cyrus. Io e mamma viviamo qui, nel fienile. Nel fienile? Oh, il fienile! Oh, mamma è nei guai! Deve venire con me! Cosa? Andiamo! Oh, andiamo! Deve aiutare la mamma! Aiuto! Aiutatemi! Mio Dio! Mamma! Sono andato a prendere la signora! Allora portala qua su! Sono incastrata! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
Non riesco a vedere niente qui. Aiuto! Fa male! Aiutatemi! Aiuto! Aiuto! Fa male! Aiutatemi! Presto! Presto, sono incastrata! Tiratemi fuori! Aiutatemi! Presto! No! Aiuto! Fa male! Aiutatemi! Presto! Mi tiri fuori! Al volo! Ehi! Ti attenta a quell'affare! Mi ascolti bene, chiacchierona? Che ne dici se me ne vado? No, no! Chiudo la bocca, come vuole! Mi tiri fuori di qui, ma stia attenta! Attenzione a quell'affare! Va bene, sto provando! Va bene! Tiri fuori di qui, fa male! Ok, Cyrus, ora tira lentamente! Ricorda che c'è tua madre attaccata a questo coso! Piano, Cyrus! Piano! Piano, Cyrus!
Ok, ferma, ferma. I miei calzoni nuovi. Chi ha dove li ha strappati? Accidenti! Forza, forza. Cyrus, pezzo di cretino, è tutta colpa tua. Vorrei ringraziarla per l'aiuto. Si figuri. Mi chiamo Harriet. Harriet Hockaday. Là sotto c'è mio figlio Cyrus. Accidenti, quel ragazzo non ne combina una giusta. Perderebbe anche la testa se non fosse attaccata al collo. Cyrus, aspetta soltanto che ti metta le mani addosso.